l'uomo, il re. Vi dico in quali modi potete crepare. Questa è un'immagine satellitare di un'isola ignota nel sud del Pacifico. Il luogo dove mito e scienza si incontrano. Kong has been reconceived as a myth come to life. Siete venuti a cercare un cacciatore. A chi o a cosa diamo la caccia? The island isn't just a place that looks specifically like one thing. As you continue to travel through it, you see the variations. It's never been touched. You don't know what to expect. Like any natural jungle, there are predators. Non si va a casa degli altri a sganciare bombe, a meno che non si voglia attaccare briga. Kong is killing his men, so it becomes his mission. I became Ahab, he was my white whale. We're very happy to say that we have the biggest Kong of them all. He is truly monstrous in size and scale and scope. When people step foot on this island, their first visceral response is to look at that thing and say, that's a god. Ecco il più grosso! This film will be an immersive spectacle. Kong Skull Island has things you haven't seen before. It takes you to a different world where things are beautiful and terrifying all at the same time. It's huge, and we're talking about one of the greatest myths of all time. Correte! Rimaniamo sempre in tema action e, come saprete già, nella maggior parte dei film con scene d'azione gli attori protagonisti tendono sempre a salvaguardarsi usando l'epica figura dello stuntman. Io oggi ho per voi invece una classifica di chi ha superato lo scoglio e ha scelto la strada più difficile, più pericolosa. Attori super coraggiosi che hanno rinunciato alle controfigure per rendere le scene d'azione più reali. E partiamo con il mitico Harrison Ford, mamma mia un mito, che ha rifiutato in più occasioni di usare lo stuntman, pur avendo a disposizione uno dei più bravi, cioè Vic Armstrong. Nei film di Indiana Jones, Harrison Ford ha guidato delle auto verso la loro distruzione e pare si sia appeso davvero agli elicotteri. Mamma mia. Un altro vero uomo fatto per la vera azione è senza dubbio Jason Statham, uno degli attori con il più alto numero di scene pericolose fatte in prima persona. Nella sua carriera si è fatto notare per l'assenza di stuntman in quasi 40 film, come in Death Race. È stato proprio lui a chiedere agli Oscar un premio per la migliore scena d'azione dell'anno, ma la stiamo ancora aspettando, vabbè, vedremo. Non solo gli uomini però hanno le cosiddette. Angelina Jolie è una di quelle donne e in Tomb Raider ha fatto un salto per uscire fuori da un'auto in corsa senza chiedere l'aiuto della controfigura. Ha guidato moto in salt, vantandosi di non aver fatto uso per l'intera durata di quel film di alcuna controfigura. E brava Angie, però. Un'altra donna spericolata è la bella Cameron Diaz, che ha dichiarato di aver fatto tutte le scene di guida in Innocenti Bugie del 2012. Subito dopo le riprese di quel film ha partecipato ai Golden Globes, con le braccia piene di bozzi e le ginocchia ferite, però molto contenta, come sostiene lei. Bene. E chiudo la mia piccola classifica con Christian Bale, che come sapete non mi piace per niente. Anche lui non ha avuto perplessità sull'uso delle controfigure. Quando ti mettono davanti agli occhi la possibilità di guidare le più potenti auto da corsa, ci si può tirare indietro? Ha dichiarato lui. Giustamente no. Bale ha dimostrato, interpretando Batman, di sapere gestire benissimo anche le scene di combattimento più complicate senza utilizzo di controfigure. Che ne pensate? Sono coraggiosi, eh? Bene, per altre curiosità e notizie dei set, io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao da Valeria!